Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale e ci facciamo, cerchiamo di fare una run a fare Azazel versus Delirium. Se riusciamo. E non è detto, perché Azazel parte bene o è tosta. Peccato che è inutile. Ok. Monetina, perfetto. Ma ti sei suicidato? Dai. Allora, Azazel, il top sarebbe avere un cuore rosso dal boss. Per poterlo usare poi nel patto dopo. Preso un danno, ok. Non ho capito da chi però. Che un po' mi preoccupa. Ah, ok, sì, ma ho capito da chi. Va bene. The Emperor va bene. Problema è che questo boss è una merda. Adesso io devo trovare una bomba, vero? Che famo? Come trovo una bomba? E non mi hai dato un HP? Quindi ti odio due volte. Non c'è neanche un HP qua dentro. Sono indeciso se far ripartire la run. Bello schifo, porca vacca. Ma sono un po' dubbioso, vediamo. Pure Sellar. Qua ci saranno nemici. Come te sbagli? Ma è vero che fa un sacco di danno a stanza iniziata. Adesso però ce Spoonbender, tanta roba. Peccato che non c'ho un cacchio di range. C'era uno dei range up, boss? O boss o in qualche altro modo devo beccare dei range up. Tipo pillole? Beh, tanto non c'è nient'altro da perdere. Mi piacerebbe un sacco capire se c'è un range. Se c'è un range up. Questo
questo per il boss è ottimo. Qua facciamo così. Però il boss devo affrontarlo quando ho un po' di vita. Ma porco cazzo, lo so pure, oh. Non c'è la stanza segreta. Probabile. Tu potresti valerne la pena. E invece no. Tu ne varrai la pena? Un bel po' di casino. Tu hai la stanza segreta per caso? No, eh? Quella è una di quelle che non voglio aprire. Quindi l'altra stanza segreta potrebbe essere qua. Esatto. Ansuz, Blackrun, Pertro, Gera. Questa. Beh, un sacco di Pertro. Un sacco di Pertro che mi porterò dietro. Oltretutto. Perché sì. Perché sì. Pertro sì. Ha senso. Danno in più. Anche range up, cazzo, non lo ricordavo. E questo sì. Nine life, proprio sì. Sto pensando... Ah, non era qua, scusa. Allora, ci portiamo Gera, direi. A scanso gli equini. Allora, dobbiamo arrivare. L'importante è che arriviamo a Ash. Potevo dirne pure un Pertro in realtà. Anche se tu mi dessi un'attiva decente. Schifo, schifo. Anche range up. Beh, anche un tears up. Che danno? 7. Malaccio non è. Con Brimstone. Ridammela, questa è mia. Questo è ottimo, questo anche. Oh, Steven, ancora di più. Dai, fammi vedere. No, range down, no. Merda. Avevo appena detto che non... Che non c'era problema di danno. L'unica cosa che non mi preoccupava era il danno. Cuori. Non sapendo quanti cuori ho, è vero che c'ho 9 vite, però. Ecco, Deep Pocket è una delle. Attualmente è una di quelle che vorrei. Sapendo né leggere né scrivere.
cattiva buona. Ok, restock. Per esempio. Tu stai bene, tanto soldi da dartene non ce ne ho. Vorrei cercare la stanza degli oggetti. Che magari... Ecco, l'attiva buona ce l'abbiamo. No, questa la devo cercare. Fermi un attimo. Perché se non sinergizza Eye of Belial, Eye of Belial Brimstone. Com'è che funziona? No, non funziona. Ok, quindi non ha senso prenderlo. Adesso intanto possiamo far così e sbrigarci un po'. La testa del pesce non mi interessa. Da qua possiamo andarci. Okay. Ok. Cerchiamo di non rompere i funghi a caso, che è un casino. Possiamo andare di qua, ci prendiamo altre due cariche. Oh, beh, almeno qua c'entro gratis. Spectral Tears lo rende solo più figo a vedersi. The Virus, se non mi sbaglio, The Virus abbassa il range. No, abbassa il movimento. Non vorrei sbagliarmi, ma abbassa il movimento. Cioè abbassa la velocità di movimento, il che è dannosissimo. Ok, abbiamo altri due cuoricini. Uno lo prendiamo qui e uno lo usiamo dal boss. Non so se dal bot... Ah no, facciamo anche così. Ci permette di portare due oggetti. Che cazzo. Ok. Un attimo che chiudo sta cosa ciuccia risorse. Perfetto. Allora, HP non siamo messi male. The Empress ci aumenta ancora di più il danno, anche se non è molto utile a dire la verità. Sto perdendo troppo tempo a raccogliere roba. Sì. Ok. Assolutamente sì. Merda.
Ah, non so che cosa sono gli oggetti. Ah, perfetto. Ah, calcolando che quello l'ho preso, non può essere niente di buono. Niente, non sparo più. Mamma mia, faccio un danno spaventoso. Sapevo che tu avresti fatto una roba del genere. Qua non. Cioè, comprare buffo non mi piace, oggettivamente. Sciolto. Non ci posso fare niente, niente, sto full vita. Mi piacerebbe avere stopwatch, ecco, quello sì. XL, perfetto. Mamma mia, il danno. Ecco, se ho sciolto anche il piccolo amico, non è così banale, mi sa, il danno. Allora ci mettono un attimo a prendere danno, ecco perché non riesco a. Esatto, loro nascono più tardi rispetto a quando entra quel danno. Sciolto completamente. Mi sta bene. La navigazione è vagamente semplice, eh? C'è poco da dire. Il problema qual è? È che non ci basta. Tanta bellissima Dead Sky. Ah, sei un coglione. HP a profusione, però che abbiamo. Non siamo veloci per niente, non è una run in cui bisogna essere veloci. Ma moderatamente, sì. Ve la passo. Moderatamente veloci. Cioè la boss rush, a meno che non c'è un range up di quelli incredibili, me ne sbatte relativamente. So come funziona. Fanno poco danno le mosche, mi dicono. Ci
C'è la possibilità di intaggarti, adesso c'è. Non è che non c'è. Perché comunque manca un oggetto e ce n'è ancora da vedere. Se divento gappi, no, ho fatto bene a lasciare la testa. Francamente lo faccio perché tanto non è che ho paura di questo. Ecco, magari il fagiolo, no. Se proprio posso scegliere. Stinsel invece sì, perché ho restock. Quanto meno adesso sappiamo dove andiamo. Affrontiamo i due boss. Ok. Allora, mi interessa più avere la Polaroid, quello è poco ma è sicuro. Se mi sapre un patto mi sapono entrambi? No, inutile. C'è qualcosa di veramente figo? Assolutamente no. Quindi ce lo evitiamo. Ash senza... non è facile. Dove sarà il boss? Secondo me è qua. Ok. Valgiz. L'altra che era? Gera. Vediamo come va la navigazione, dai. Ci può far vedere la mappa per intero saltuariamente. Era qua. Sciolto. Credo che ci sia nient'altro di interessante. Anzi, stiamo facendo una run anche piuttosto veloce. Curse of the Lost, ok. Qui veramente non sappiamo dove andiamo invece. Small Rock. Ci ho provato. Mi sarebbe piaciuto in realtà andare da Ash. Posso ancora romperla, però... No, aspetta. Non so che cosa convenga. Devo dire la verità. Non lo so. Poi sto trovando una... No vabbè, i soldi sì. Tanto tempo ne abbiamo. Allora, di qua siamo passati, di là siamo passati. Di qua... Da dove venivamo? Qua siamo stati. Guarda, è proprio qui. Perfetto. Devo dire che funziona sta cosa. Mamma mia. Qua non c'è niente. E qua si va sia di sopra che di sotto. Io qua posso entrare e uscire. No. Se c'erano cose rosse sì, però. Non c'erano. No, porco cazzo. Comunque non ho trovato stopwatch, eh. Vorrei far notare questa cosa a lor signori.
sono riuscito in tempo, rosicato. Tu muori. Ok, a 58 con Steam Seller Stock. Potrebbe bastare effettivamente. Esplodete tutti. Quanto meno salto dalla fase occhi. Allora, se avessi no leaf, no, se avessi no leaf ho già vinto, comunque avevo danno da contatto. Si scende a giù. Cosa mi conviene fare prima? Mi conviene andare qua, perché intanto tanta roba, calcolando che ho le stock. Questo lo prendo, ma giusto per levarlo, come questo stopwatch. Ok, questo forse è il miglior tentativo che avremo contro Ash, contro Delirium, se ci arriviamo. Deck of card mi trasforma tutto. Oh, però è uno stronzo. Un attimo. Vediamo un po' di soldi. Ho capito, prendo soldi e droppano soldi. Ah, perché droppano bombe che possono essere sacchetti. Robbe. Ma facciamo così. Two of diamonds. Nightlight. Se faccio così diventano tutte carte. Bella merda. Cosa ci teniamo? Algiz per i momenti bui? Questo che succede? Oddio, non so che succede. Le pillole non... qui però purtroppo ho già preso Deckard. Ed è un casino. Niente, vado così. Non ho molto altro da fare. E spero semmai di diventare Gappi in un'altra vita, perché... Ecco, faccio colpi subito, così. Vieni un po'. Ci devo stare parecchio vicino, però il combattimento è rallentato. Danno 40. Non lo so se siamo in grado. Cioè, in grado di battere questo probabilmente sì, ma non è lui il problema.
Sono riuscito a passare grazie al cubo di carne. Questo attacco è un casino quando si rallenta. Ma tu in teoria non ci dovresti manco arrivare con quei cosi. Questi non ho mai capito perché non si rallentano. Ok. E possiamo andare a combattere Ciccio Pasticcio. E lo faremo, eh. Perché lo scopo di sto video è combattere Ciccio Pasticcio. Adesso se noi trovassimo la possibilità di diventare a gap. Oh, già giusto. Merda. Tanto come minimo è già qua. Avrei preferito di no. Mazza, ho sciolto Delendo comunque. Sì. Lo farò. Rapid fire delle bombe. Ah già che voi non. Ok. Esatto. Allora sappiamo dov'è Delirium. Sappiamo che Delirium è lì. E lo affronteremo per ultimi, perché noi siamo stronzi. Not bad. Really not bad. Sono quantità di danni non opinabile proprio. Mamma mia. Tanto l'avevo già affrontato, no? O no? No? L'avevo già affrontato. Infami, certo, infami con 7 di fortuna, infami tutta la vita. Anzi, se volete darmi monetine che mi aumentano la fortuna, io sono qua, eh. Cioè proprio. Quello so già che cos'è. E non perché io sia un veggente, ma perché è sempre quella la carta che c'è lì. No, bello anche questo. Ok, allora. Ci dai che? Ci sta. Oh, Smorok. Quanto ci è aumentato il danno? Un paio? Non l'ho visto. Gish. Ci dai Little Gish? Inutile.
dai... What? Ci dai cosa? Book of Revelation che useremo. Se c'è la possibilità di incontrare un altro cavaliere dell'Apocalisse, benvenga. Dov'è? Merda, grazie. No, quello non si può uccidere. Bisogna uccidere prima loro. Adesso sì. Utile The Hanged Man con un personaggio che vola. Me l'hanno detto. Sì, perché c'ho la Polaroid. Quindi io ho un momento di invincibilità. Voi no. Ma che cazzo prendo ancora robe? Dagaz, a che cosa mi potrebbe servire? A parte avere ancora più. Ovviamente inutile. Mamma mia. Anche no. Merda, erano tanti. Perché ho voluto fare sta roba? L'ho già affrontato. Non è che mi spaventasse la cosa. Che è successo? Oh, e dai però. Sinergia del manga. Aspetta, ragazzi, mi dà cuori. Se avessi preso... intanto facciamo così. Andiamo su. Ah, sappiamo dove è la stanza... Sì. Interessante. Mi vedrete prendere le monete costantemente per cercare di prendere dei luck up. Esatto. Andiamo a prendere l'ultima stanza segreta, ci siamo fatti tutto il livello, GG per noi. Ok, totalmente inutile. Non siamo diventati nessuno. Non so che cosa ci possa dare. Niente. Meglio un HP in più o poter prendere molti meno danni? Mi sa poter prendere molti meno danni. Oppure faccio così. Anzi no, cazzo.
Io devo dropparle entrambe. Prendere Gera e duplicare Algit. Impresa impossibile. Lascio fare tutto a lui, non che dico di no. Lui si sta tarando su qualcosa, ma non so su cosa. Tu sei figlio di puttana. Come mi hai evitato? Allora, mezza vita io l'abbiamo tolto. Qui mi piacerebbe darti. Ecco, bravo. Sono uscito. Da quant'è che sei lì tu? Addirittura col doppio corpo. Ti sei colpito da solo, ma sei un coglione. Mi spiace, la tecnica ha funzionato. La tecnica ha funzionato. Grazie a tutti per aver visto il video, ragazzi. Ci ha detto un po' di culo effettivamente con la storia di restock, però non eravamo stra OP, eravamo forti, non stra OP.
perché comunque la possibilità di morire c'era, soprattutto se giochi di merda come gioco io. Stopwatch ha aiutato tanto, chiaramente, soprattutto per le cazzate che fa di solito Delirium, ha aiutato tanto. E niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi.